numero 208 che prova a ricorsi là davanti con le spalle, un rookie assolutamente da non sottovalutare. In fallo il numero 300 Gioele Bosio, mentre tagliarlo all'interno, mentre là dietro c'è la squadra, quindi a retrocedere poi Federico Tuani che si va a prendere il gradino mediano del podio, ma attenzione da seguire anche il duello il top 5, sempre quello tra Raffaele Giuzio e Stefano Bartolini, tracciato sulla parte Canella Moto Home, chiedo Federico Tuani in carico e fortissimo per il campionato regionale del Reino Partia, mentre Gioele Bosio Piotto, Tuani, Bosio e Barbieri sono le prime quattro posizioni di questa prima manche della 125. Amici dal cuore tassellato, ben ritrovati, siamo al Ciglione della Malpensa per la 13ª prova del campionato FMI regionale. 13ª prova di 16, per cui abbiamo oltrepassato la metà del campionato. Oggi grande giornata con le 125, l'epoca, i mini e i challenge. Si è svolta la prima manche della 125, molto ma molto combattuta, con la vittoria di Diotto in sella all'Usquarna, secondo Tuani e terzo Gioele Bosio. Gare fantastiche, questi giovani ce la stanno mettendo tutta, grande pista come potete vedere, tirata al massimo, terreno fantastico, e adesso sono appena partiti quelli dell'epoca, per cui vi aggiorneremo a fra poco. In bocca al lupo e buona visione. Vanno ad imporsi in top 5 per questa prima manche di 10 minuti più due giri, mentre arriva poi il leader Claudio Senocchio, che proverà sicuramente a prendere il largo. Attenzione anche dietro di lui, si trova anche Baragiola e Fangrazio, oggi in finiti a disposizione per primo tempo per il finale del gol. Ha tracciato il passaggio sulla linea del traguardo e poi andremo a vedere quella che è la classifica subito dopo il primissimo giro di questa categoria moto d'epoca. E sono in compagnia del grande amico che stimo tantissimo, Stefano Canale, OMEC SPA, titolatore di questa prova di campionato regionale. Abbiamo visto, ciao Stefano, prima di tutto. Ciao Adriano. Abbiamo visto questa gara delle 125, grandi manette, grandi battaglie su una pista fantastica, oggi veramente al top. Cosa dire? È bellissimo, ho visto già ieri che hanno bagnato, hanno tirato benissimo la pista ed l'hanno messa veramente perfetta, qui si danno tutti da fare e questo è poi il tempio del motocross. Adesso in questo momento stanno girando l'epoca e sembra il tempo tornato indietro, sia come circuito e come moto. Sembra di avere la macchina del tempo ai vecchi fasti del grande motocross a livello mondiale. Qua abbiamo visto delle gare epiche con i più grandi appunto piloti di motocross. Come dice il nostro associato Isgro, è veramente dura, molto dura, è dura, è dura, è dura. Adesso vediamo appunto la gara d'epoca, grande passione di questi piloti. Molto combattuta, non nulla a togliere alle altre categorie, molto combattuta. Tu cosa pensi? Oltre alle moto d'epoca ci vorrebbero anche piloti d'epoca, vedo alcuni che sono giovanissimi e danno del gran gas su delle moto ormai datate. Ma io vedo anche ragazzi della mia età comunque battagliare alla grande, quindi forse il motocross non ha tempo. Ti volevo chiedere una cosa: cosa vuol dire per una grande azienda come la tua a livello internazionale entrare in questo mondo al di là della passione che ci contraddistingue, perché andiamo ancora in moto tutte e due con grande enfasi, si riduce anche da un piccolo grande infortunio. Sì, mi sa che
una delle sei tabelle rosse, come dicevi te, mi sa che una, mi sa che devo rinunciare, vabbè, vedremo. Per quanto riguarda appunto l'intervento delle, delle grandi aziende anche in questi campionati, che non sono da considerare minori, perché qua vediamo e speriamo di vedere qualche giovane che possa sostituire i nostri grandi, Cairoli, Lupino. Questa è l'opportunità che hanno per emergere, ma a tutti i livelli, ci sono quelli che puntano a diventare professionisti, ma ci sono persone che poi dopo a lunedì vanno al lavoro e tutto. E quindi questo è un bacino, cioè dare opportunità sia ai giovani di praticare uno sport per pura passione, senza avere obiettivi mondiali, ecco. Oppure e anche altre persone che, o altri ragazzi che proprio vogliono intraprendere la carriera agonistica, e quindi questa è un'opportunità. Grande lavoro del Motoclub Gorla, il nostro motoclub è più tuo che mio, ma io essendo socio e tesserato del Gorla, stiamo facendo tante cose per i giovani. C'è la scuola, ci sono due scuole praticamente presenti costantemente sull'impianto del Gorla Park. Quest'anno abbiamo inserito anche la collaborazione con Roberto Lombrici, abbiamo Andrea Cervellin, Jordi Manzoni, quindi le opportunità ci sono, a volte ci chiedono dove andare e quindi noi offriamo queste tre opportunità. Appunto dando opportunità al sabato di girare esclusivamente i mini cross, e questo ci ha permesso di mantenere una parola data qualche anno fa, ecco, un occhio di riguardo ai giovani, che è il nostro futuro, ecco, dare questa opportunità Per cui io ho ancora una speranza. Sì, abbiamo tutte e due una speranza. Io guarda, sto contando i giorni, perché tra 6 anni avrò 56 anni e quindi sarò nella categoria, io e te, over giurassico open. Però mettiamo tanta passione in tutto quello che facciamo, tu nella gestione dell'azienda, del motoclub, io a livello televisivo, per cui quello che ci muove è sempre lì. Passione, ci spinge, va bene, via così. Ecco, per cui facciamo comunque il lavoro di squadra, anche sia a livello motoclub, ma tutti quanti. Io ho visto promotion quanto impegno mettono, è fantastico, è organizzato benissimo e proprio vedi la passione per questo sport, oltre qualsiasi altro interesse, non so come dire. Poi in una cornice appunto che ci riporta al grande motocross fatto di piste con saliscendi, grande tecnica. Beh, abbiamo detto che è un tracciato del passato, ma si sposa benissimo con le caratteristiche del nuovo motocross, un po' più spettacolare, quindi qua chi vuole sgrubare sgruba, cioè alla grande, cioè è un tracciato completo, molto di quelli epici. Bene, adesso concludiamo queste brevi 4 chiacchiere con Stefano Canale, Omec SPA, titolatore appunto di questa prova del campionato e personaggio e azienda presente a livello mondiale nella MXGP e nella MX2, con un occhio di riguardo appunto per i giovanissimi. Ricordo a tutti, venite a provare la pista di Gorla, vi divertirete di sicuro, non mette in imbarazzo nessuno, per cui dai grandi ai piccini, grande divertimento. Esatto, sì. Sono qua con Paolo Casella, amico, compagno di allenamenti, ci alleniamo spesso insieme, protagonista della classe epoca. Cosa è successo, Paolo, qua a Malpensa? L'ultimo giro sono arrivato corto a un salto e mi ha lanciato e sono caduto giù con la spalla e l'ho rotta. C'è rotta? Lussata, adesso andrai a fare un controllo in ospedale, ti darò una mano a caricare la moto sul furgone, purtroppo. Cosa dire, gara sfortunata? Mi dispiace per l'italiano, perché ero terzo in campionato e
non so se così domenica riuscirò a presentarmi a Sassello e è andata così. Niente, noi di Motocross My Passion, io personalmente ti faccio in bocca al lupo, noi ci teniamo in contatto, adesso ti aiuto a caricare la moto sul furgone. Grazie mille. Ed eccomi qua con Daniel Jim, vincitore della prima manche del regionale qua a Malpensa, giovane che si sta mettendo in mostra non solamente da quest'anno ma da un paio d'anni, giovane promessa, speriamo che si avveri la promessa. Sì, speriamo, adesso mi sto allenando bene in questo periodo dopo l'infortunio che è avvenuto in Slovenia alla seconda tappa dell'Europeo. Mi sto allenando bene e sto avendo anche buoni risultati. Infatti adesso ho vinto tre gare del regionale, ho fatto un terzo all'italiano a Isanatolia e sono contento. Come ti trovi con il mezzo? Parlaci un pochettino del team e poi fai un ringraziamento alla OMEC che titola questa gara qua a Malpensa. Sei iscritto al Gorla, se non sbaglio. Raccontaci qualcosa. Con la moto mi trovo bene, soprattutto con quella da gara, perché questo qua è il muletto. Come moto è 5 cm più bassa del KTM, quindi come telaio va più che bene. E niente, col team è tutto a posto, con i compagni di squadra tutto bene, moto perfetta e sono contentissimo. Quali sono i tuoi sogni per il futuro? Ma certo allenarmi bene il più possibile, arrivare sempre più in alto e speriamo al mondiale. Bene, un'altra domanda a trabocchetto, come vai a scuola? Cambiamo domanda. Lo sapevo, li becco tutti qua. Quando parlo di scuola tutti che si nascondono. Comunque bravo, continua così, cerca di allenarti e non dimenticare che è importantissimo anche l'istruzione. Sì, sì, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Gas a manetta. Un volto gentile e una sicura promessa del motocross femminile. Sono qua con Stella Curino del Motoclub Gorlese. Ciao Stella. Ciao. Com'è andata oggi? Hai fatto la prima manche o la devi ancora fare? La devo ancora fare. Le prove come sono andate? Bene. Ho fatto 18esima su 27. Complimenti, apprezzo molto il tuo essere così timida ma molto aggressiva, però aggressiva sulla moto. Della moto hai fatto qualche cambiamento, poi dall'ultima gara è sempre la stessa, qualche meccanico ha messo un po' di pepe alla moto? No, è sempre la stessa. La mamma mi diceva una bellissima cosa, che noi portiamo fortuna quando ti intervistiamo perché fai delle interrogazioni fantastiche a scuola, è vero o no? Boh, non mi ricordo. Non ti ricordi? Domani mattina c'è scuola, c'è qualche interrogazione? No. Per cui, la tua aspettativa per la gara di oggi, non scapparmi via perché io ti sto inseguendo, non avere paura, siamo qua tra amici, siamo qua tra appassionati. Che cosa ti aspetti dalla gara di oggi? Una posizione non ce l'ho in mente, però devo fare il mio meglio.
La pista come l'hai trovata? Mi sembra molto molto bella, tenuta molto bene. Voi con, diciamo, tra virgolette, le piccole cilindrate riuscite a essere velocissimi, come ho visto prima? Era un po' fangosa, però in tutto era bella, cioè in generale era bella. Comunque il motocross femminile è questo. Un sorriso così, la timidezza di una ragazzina che sta diventando, di una bambina che sta diventando ragazzina, che va bene a scuola e che va forte in moto, i genitori cosa possono desiderare di più? Viva il motocross! Malpensa, 13ª prova del campionato regionale, GP intitolato alla Omec S.p.A. Sono con un grande amico, un grande tecnico, Diego Saiani. Ciao Diego. Buongiorno a tutti. Siamo qua a Malpensa per il regionale dei ragazzi, 125, 85, 65. È sempre uno spettacolo vedere questi ragazzi correre, l'impegno che ci mettono, i genitori e tutto lo staff che c'è dietro. È sempre un piacere essere tutte le domeniche in compagnia di queste competizioni, ecco. Diego, raccontaci un pochettino la tua funzione all'interno di questo mondo, perché è da tantissimi anni che ci conosciamo. Hai una grande storia dietro le spalle, appunto, di preparazione, hai sempre seguito i giovani e anche i meno giovani, e parleremo di un meno giovane che è ancora un campione, un tre volte campione del mondo, ma quello verso la fine. Raccontami che piloti hai, i loro nomi, come sono messi in campionato. E poi parliamo anche un po' di tecnica. Piloti, ma ne abbiamo parecchi nel minicross, e in 85 per esempio abbiamo questo ragazzo qua che è molto emergente, Luca Ruffini, che è un ragazzino purtroppo che ha avuto un incidente un po' grave l'anno scorso quando era sul top del crescere, però si sta riprendendo. L'anno prossimo lo metteremo in 125, gli faremo fare un regionale, qualche prova di europeo. Poi c'è Mauri, un ragazzino degli junior, abbiamo Zoriaco, Martinelli nel 65, Bosio nella 125, un po' tanti, non vorrei lasciare fuori nessuno perché veramente i nomi sono tanti. Potresti fare un cancelletto solamente, sì, con i tuoi piloti, sì, per cui vinceresti facile, insomma. Io sono qua la domenica a disposizione dei miei clienti, in settimana facciamo le moto, dopo sono un po' un jolly, mi chiamano un po' di qua, un po' di là, ma è per passione e divertimento seguire i ragazzi giovani. Ok, parliamo anche di un meno giovane che a me esalta ancora tantissimo, ha fatto la storia del motocross a livello internazionale, e parlo del nostro Chicco nazionale, Chicco Chiodi, che ha presenziato la gara di campionato italiano, ha scaricato la moto dal furgone, ha acceso la moto, ha messo il casco, partito, ciao ciao a tutti. Esatto, abbiamo fatto, grazie al CRS Team che ci ha dato una Yamaha 125 a disposizione, la struttura per fare questa gara. Chicco è un amico da anni, da quando sono ragazzino, è sempre stato il mio idolo, e già a portare, avere modo di mettere le mani addosso una moto per me è un compito molto importante, però si è presentato veramente senza pretese. Che responsabilità. Sì, un po' una tensione, diciamo, perché si è presentato la domenica col suo furgone, sabato molto umilmente, si prepara i suoi occhiali, si mette un'ora e mezza solo a preparare gli occhiali, che qua anche i ragazzi continuano a dirgli ma come mai gli occhiali sempre sporchi, una lente, lui è molto meticoloso, sta attento solo a guardare le sue gomme se sono in ordine, poi mai una pretesa, e la gentilezza che ha, ogni cosa che fa a diverse, non per dire, ma di volte è sempre grazie per cortesia, e ti ringrazio ancora domenica sera, lui ti chiama, una professionalità proprio pazzesca. Posso dire anche che ha una grande disponibilità, cosa che su alcuni piloti, chiaramente non faccio nomi o che altro, nostri del campionato del mondo, si fanno desiderare. Anche con chi come me fa un lavoro per espandere la conoscenza del motocross in tutte le case e quant'altro. Chicco è veramente un uomo fantastico, uomo e poi pilota. Sarà nostro ospite, passeremo a trovarlo presso la sua sede. Ringrazio anche per questo Federica Chiodi, che è una grandissima amica e sorella del pluricampione. Ci sono anche novità, perché presenzierà ad un'altra gara e saranno notti insonni per molti. Sì, sì. E allora abbiamo deciso di fare anche l'ultima prova di campionato a Lisignano, a Parma, il 6-7 ottobre,
e si sta preparando ancora al meglio, perché ha fatto solo una mancia al Galaello e voleva fare qualcosa in più e vuole fare bene anche là, ecco. Poi un'altra cosa, volevo prima di tutto ringraziare la gente come voi che la domenica segue tutti i campionati, che è una cosa molto importante, che ce ne sono pochi al giorno d'oggi che tutte le domeniche prendono e vanno a fare crescere questo sport, perché questo sport senza di voi non crescerebbe, un'immagine, purtroppo la fanno tutti legato solo economicamente, non con la passione come voi. Come... Bravissimo, e io ti ringrazio per queste belle parole, speriamo di avere ancora più opportunità di mandare sempre di più motocross in televisione, facendo conoscere soprattutto chi è dietro all'evento finale, perché noi soprattutto per il regionale cerchiamo di intervistare i piloti, i team manager, gli sponsor che sono coinvolti. La gara poi è un'altra cosa, bellissima da vedere così, ma dobbiamo far conoscere gente come te, che ormai sono tantissimi anni che vive questo mondo. Diciamo che anche se sono arrivato a questo livello, innanzitutto ringrazio mia famiglia, perché anche i sacrifici li hanno fatti loro. Un mio grande, diciamo, più che familiare, quello che sono riuscito, che mi ha trasmesso il grande preparatore Franco Brandini, che mi ha fatto imparare tanto, e ancora tutt'oggi qualche consiglio ogni tanto riesco ad andare a Dubai, ecco, perché è una persona molto... E anche la ditta Scalvini Racing, perché se sono arrivato fino qua è grazie anche a Gianluigi Scalvini, che con la sua esperienza mi ha dato possibilità di crescere in questo contesto, e anche i familiari, i ragazzi. Passione ce la mettiamo tutta, tutti sabati e domenica, e fino che potrò starci dentro mi auguro di riuscirci a stare con passione. Ecco. Luca, dimmi che cosa si prova prima della partenza. C'è sempre un po' di ansia, però appena dopo parti passa subito. Va bene, mi raccomando, noi ti aspettiamo all'arrivo. Piloti che litigano tra di loro per la scelta del cancelletto, sono amicissimi. Daniel, cosa si prova dietro al cancelletto poco prima di partire? È una grande situazione, perché ti scarichi tutta l'adrenalina che c'hai e cioè, è la parte più bella della gara. Vedo che ti stanno prendendo in giro, venite voi magnifici, venite, venite. Allora, perché prendete in giro Jim? Che vi ha fregato il cancelletto? Allora, prendiamo in giro perché è un po' ignorante in italiano. E quindi... Quello si sa. Per cui cosa vi aspettate da questa gara, dai? Va, di partire abbastanza bene e di gareggiare un po' con Daniel. Impossibile, è velocissimo. Purtroppo sì. Niente è impossibile. Dai, forza, mi raccomando, gas a manetta, vi aspettiamo all'arrivo. Una domanda velocissima, che cosa si prova in questo momento? Ansia. Mi raccomando, gas a manetta, eh.
E sono qua con un grandissimo piccolo pilota. Ciao, cos'è che mi stavi raccontando prima? Avvicinati un pochettino. Vieni vicino. Che ero 19esimo e sono partito bene. In che categoria corri? 65 KTM. KTM, con che team? Non c'ho un team. Non c'hai un team? No. Hai genitori però, sì. Bravissimi. A scuola come andiamo? Bene. Vai a scuola? Che classe fai? Terza. Bravissimo, mi raccomando, bene a scuola e bene in moto. Sì. Hai anche un fratello che corre adesso, come si chiama? Federico Tosini, 811. Anche lui con KTM? No, Husqvarna. Husqvarna. Fai il tifo per lui? Sì. Mi raccomando, devi incitarlo perché arrivi davanti. Sì. Perché qua vanno tutti col gas a manetta. Va bene? Sì. Intanto in bocca al lupo, eh? Grazie. Gas a manetta. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Intervista a una mamma. Alla mamma di Stella. Ecco, che cosa si prova in questi momenti un genitore, che cosa prova a vedere la propria figlia che deve partire? Io dico sempre che perdo 15 minuti di vita ogni volta, perché per me non, cioè, si sospende tutta la vita. È un attimo, non capisco più niente, l'importante è devo vedere la prima curva che esce sana e poi è già più tranquillo. Ecco. Ma assolutamente sì, cosa vuoi che succeda? Prima curva, gas a manetta, vedrai che farà una bellissima partenza, poi bravissimi tutti i ragazzi. Questo qua è divertimento per loro, per noi è un pochettino di ansia come genitori, però il motocross regala delle emozioni incredibili. Sì, solo che fino a un po' di tempo fa partiva bella larga, tranquilla, adesso invece vuole buttarsi subito nella mischia e la mamma... È contenta. Sì. Anche perché Stella mi ha raccontato un sogno, vuole fare la carriera di Chiara Fontanesi e qua mi fermo. A dopo. Collega, ciao Schippi. Ciao Adriano. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Giornata magnifica qua al Ciglione della Malpensa, qua alle nostre spalle c'è la manche dell'85, piloti indemoniati, gas a manetta sempre. È vero, in questo momento c'è Daniel Gim al comando e volevo fare i complimenti a MX Promotion perché il lavoro per portare questo campionato regionale a livelli quasi nazionali come struttura, come organizzazione, è pazzesco. Per cui anche il pubblico e l'effort che mettono anche gli sponsor extrasettore in questo campionato la dice lunga sulla validità del campionato FMI. È vero, c'è stato un grosso inserimento di sponsor, anche la federazione dal suo supporto, quindi diciamo che la Lombardia sta emergendo come campionato regionale, uno dei migliori come organizzazione.
pista magnifica, tenuta benissimo. Dopo andremo a fare due chiacchiere con Pietro Micheli, che è sempre un piacere parlare con lui, rimembrando anche vecchie cose. Prossimi appuntamenti, tuoi appuntamenti? Allora, vieni a Imola? A Imola non ci sarò perché è un'altra gara, ma prima ho la finale junior di campionato italiano motocross, quindi vedrò ancora questi ragazzi più quelli della 125. Sarà il gran finale, speriamo sia un grande spettacolo. Dita incrociate, vedi qualche pilota che merita e hai una visione per il suo futuro, o è meglio aspettare ancora un attimino? Ma quello che sto vedendo nella 125 è un Mattia Guadagnini veramente a suo agio, una guida pulita, fa molta strada e soprattutto secondo me ha trovato il giusto team, quindi un Corrado Madì che di esperienza ne ha da vendere, e con Marco, e da lui mi aspetto grandi cose e forse ha raggiunto il livello di maturità giusto. Qui lo vedremo sicuramente protagonista ai massimi livelli anche per il 2019. MXGP, c'è la gara, si sta svolgendo appunto la gara ad Assen, a casa del fantastico Jeffrey Herlings, un campionato veramente spaziale con due piloti sugli altari, Herlings e Cairoli. Eh sì, Adriano, allora Herlings quest'anno io l'ho visto agli internazionali d'Italia in Sardegna, Sicilia, Mantova, lui ha fatto la prima prova e era andata male la prima prova, ho visto un Cairoli grande e mi aspettavo una stagione firmata a Cairoli, invece devo dire che come tutti abbiamo notato è il nuovo Cairoli, e poi c'è Tony che è lì e dietro quasi il vuoto, pazzesco. Sì, anche perché ci sono dei protagonisti dove li aspettavamo appunto nelle... almeno a battagliare appunto con questi due protagonisti, Desal, Polen, Anstey, Fevre e così via. Purtroppo non pervenuti quasi. Piloti velocissimi, non sto sminuendo nessuno. Ho visto con piacere un Team Geyser in ripresa, vedremo un pochettino cosa ci regalerà per il 2019. Sì, dopo l'infortunio di Mantova agli internazionali ha dovuto un po' ridimensionarsi, nel senso che comunque ha fatto un grande trauma alla mandibola e quindi ci va molto cauto, ma adesso sta riprendendo la velocità di un tempo. Adesso saremo curiosi di vedere un pochettino i movimenti di mercato perché ci sono parecchi spostamenti. Parliamo della MX2, ancora sugli scudi 2 KTM. Eh sì, li abbiamo visti anche a inizio stagione, vabbè, uno è il campione del mondo e non c'è bisogno di presentazioni, il suo compagno di team è velocissimo e giovanissimo, quindi KTM ancora una volta è riuscita a prendere i piloti migliori e soprattutto dargli il supporto che serviva. Adesso citiamo anche un pochettino i nostri piloti, a partire da Alessandro Lupino, cresciuto tantissimo quest'anno in sella alla Kawasaki, come l'hai visto? Ah, Lupino sempre bene, tra l'altro è diventato da poco papà e comunque in MX1 non è facile, però è riuscito ad avere delle belle prestazioni. Con lui ci metto anche Ivo Monticelli, che comunque ogni tanto la zampatina la fa, e poi tutti gli altri, insomma Cervellin, Bernardini che ha avuto quel cambio di team, e insomma incrociamo le dita per il futuro. Dai, forza, un forza anche a Morgan Lesiardo, che anche lui ha cambiato team e c'è stato un po' di casino, diciamocelo francamente, con questi cambi di team doppi, triplici, non si capisce più niente, speriamo di avere un pochettino più di stabilità l'anno prossimo, con più forse dose di professionalità da parte di tutti. Speriamo, le trasferte sono diventate sempre più onerose, quindi a volte i team fanno veramente fatica a star dietro a tutto, in più se non arriva il risultato la pressione è tanta, però aspettiamo che nel futuro vada tutto meglio. Bene. Mi dispiace non incontrarti a Imola, avremmo fatto altre 4 chiacchiere, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo e viva il motocross. Viva il motocross e grazie Adriano che
che porti la nostra regione Lombardia, ma un po' il tutto lo sport in TV. Grazie. Daniel, raccontami com'è andata. Grande partenza, partito secondo, andato in testa subito dopo poche curve e guadagnato più di 10 secondi sul secondo, grande guida. L'obiettivo era guadagnare subito la prima posizione all'inizio, così dopo ti stancavi di meno durante la manche, guidavi più sciolto e infatti ce l'ho fatta. Bravo, perché hai guidato veramente in scioltezza, avevi il focus appunto delle traiettorie e quant'altro. Grande, grande prestazione, complimenti e in bocca al lupo per la seconda. Crepi, a dopo. Ed eccoli qua i due fratelli, uno l'abbiamo intervistato prima, bravissimo, a te com'è andata? Bene. Bene, come ti sei trovato su questa pista? È bella, però ci sono alcuni punti come la curva di sopra che è fangosa e faccio fatica. Mi raccomando, e accetta i consigli di tuo fratello perché indicava le traiettorie da fare. Grazie Luca. In bocca al lupo. Grazie. Un bel ritrovato meritato, un amico da sempre, un grande pilota del mondiale, Roman Yelen. Ben ritrovato qua in Italia, dopo una parentesi lunghissima in Brasile si è rientrato. Forse per star vicino a Sandro? Sì, sì, vuole bene Sandro, ma non così tanto. No, scherzo, grazie intanto per il benvenuto. Sì, siamo qua adesso vicino, vivo a Novara, vado avanti con le mie scuole, dopo tanti anni che sto già facendo questo e quindi mi sa che è un bel ambiente. Oggi sono prima volta qua a regionale e mi sembra un bel evento, pista sempre bella qua a Malpensa, quindi abbastanza ragazzi interessanti, c'è da lavorare, allora sto bene qua adesso. Bene. Per quanto riguarda la tua scuola, dove i giovani possono contattarti? Se hai un sito web sicuramente, numero di telefono, sì, e cos'altro? Siccome sono venuto qua da poco tempo, stiamo lavorando su queste cose, comunque Instagram, RJ912 MX School, o Facebook si trova, comunque piano piano mettiamo in piedi le cose, quindi andiamo avanti, certo. Ecco, mi raccomando un consiglio, affidatevi a Roman, perché oltre a insegnarvi tante cose a livello di tecnica, ci sono un sacco di risate da fare. Saluta l'asino. Sandrino, fai bravo, in Brasile non ci vai più, hai fatto troppi casini. Comunque è sempre top, gente fuori dal comune. È sempre un piacere e un onore incontrare un amico, Pietro Micheli, qua al Ciglione a Malpensa, casa tua. Grazie, molto gentile come sempre. Cosa ci racconti su questo campionato regionale che è cresciuto in modo esponenziale? Un grazie alla federazione MX Promotion, a voi organizzatori. Sì, diciamo che dagli ultimi anni dove c'è stato un calo, almeno quest'anno appunto con l'organizzazione che c'è, i numeri sono aumentati e per noi è importante perché comunque dobbiamo gestire una pista del genere. Se vediamo che vengono i piloti e ci vengono volentieri, noi diamo il massimo. E vedo che vanno via sempre molto soddisfatti perché un po' con la mia esperienza, con l'esperienza di Bonini e del presidente Verona, riusciamo sempre a mettere la pista in un modo che sono tutti contenti, ecco. Io ho visto la pista oggi appena entrato, dicevo al mio amico operatore, regista e post produttore, che dico porca miseria, la prossima volta io mi iscrivo alla gara che così riesco a girare anch'io. Ma tu allora, intanto tu puoi venire quando vuoi, basta che mi telefoni, la pista per te è sempre aperta e ti alleni in segreto. Poi se vuoi correre hai bisogno di allenamento però. Quello sicuramente, magari chiamiamo anche Claudio, il nostro amico Claudio Terruzzi, che salutiamo. Ciao. Perché lui si sta allenando un po' troppo. Ma guarda che con il figlio viene tutti i mercoledì lui a girare, e ti devo dire che adesso da buon regolarista sta diventando anche un buon crossista. Sì, ho visto anche che ha dato una bella facciata, se non sbaglio, qua. Sì, un giorno era a girare con il figlio, l'ha superato in un salto, è andato a finire un po' nella terra, un po' bagnato, è scivolato e aveva un occhio nero. Va bene, questa qua è la grande passione che accomuna qua il Ciglione della Malpensa, luogo dove ha visto gare memorabili di cui sei stato anche protagonista. Mi raccomando, venite a girare e seguite il campionato regionale perché ci sono tanti giovani che danno tanto gas.
E finita l'intervista col grande Pietro Micheli, un onore sempre per tutti noi, ricordando quello che ha fatto per il motocross e quello che sta facendo qua al Ciglione della Malpensa. Sono qua con il responsabile federale, Albano Salvi. Grande lavoro da parte della federazione e di MX Promotion per questo campionato regionale. Sono tutti entusiasti, grande partecipazione da parte di piloti, team e nessun lamento. Direi proprio di sì, grazie anche a un Pietro Micheli che sta gestendo la pista nel modo più corretto possibile. Noi difatti cerchiamo sempre di affidarci ai competenti di ogni settore, cioè non possiamo noi arrivare su una pista e decidere noi cosa fare. Noi facciamo un bel briefing tutti assieme e ci sono i vari tecnici delle varie cose da fare e allora riesce a tirar fuori il massimo delle cose. Infatti abbiamo lavorato ieri sera con un sul programma gara, ma proprio perché capire quando è che bagni, quando non bagni, se c'è il sole, se piove, eccetera. Alla fine poi se tutta la cosa va ragionata è inevitabile il successo della manifestazione. Poi ho visto una grande correttezza da parte dei piloti per le segnalazioni in pista con qualche piccola scivolata, bandiere gialle che sventolano, per cui sanno che una devono rallentare, l'altra non possono, devono rallentare e non saltare. Vedo che c'è molto di quello che state facendo per l'educazione per i giovani piloti. Sì, direi che noi martelliamo molto su questo osso duro che è l'educazione, l'informazione e il rispetto, e comunque i piloti vedo che stanno iniziando a capire, cioè è già da un po' che martelliamo e adesso si cominciano a vedere i risultati. Difatti anche stamattina abbiamo ripreso dei piloti perché comunque avevano mollato e gli abbiamo detto sì, siete stati bravi a mollare il gas, ma poi dovete anche stare più attenti quando ripartite da non uccidere il dottore con le sassate. Da non chiudere la vena. Esatto, perché comunque hanno fatto vedere di essere bravi, però un pochino più attenti ancora. Comunque funziona, continuare a insistere funziona. Bene, complimenti ancora Albano, lo sai che noi ci saremo anche alle prossime. Un grande complimento a voi, a MX Promotion, state facendo veramente un grande lavoro. Grazie anche va al nostro presidente Ivan Bidorini, presidente del CORE di Milano per la federazione. E, cosa dire, in bocca al lupo a tutti, intanto godiamoci l'altra manche. Esatto, io ringrazio te e ringrazio il tuo supporto tecnico e anche Motocross My Passion, logicamente, che state facendo un grosso lavoro, grazie tante. Motocross My Passion c'è. Ciao Katia, ben ritrovata. Ciao a tutti, ciao. Grande, grande evento anche quello di oggi qua alla Malpensa, pista che non finisco mai di dire stupenda, Motoclub Gallarate che funziona benissimo e MX Promotion che è sempre sugli altari. Quanto costa tutto questo? Non in economia ma in organizzazione. Allora, costo è brutto. Che diciamo che il costo è più che altro l'economia. No, è tanto impegno, ecco, tanto impegno, però quando hai la voglia non diventa, insomma, diventa una cosa più che positiva, ecco. Oggi va tutto bene, ci sono anche 170 piloti, quindi va più che bene e niente, speriamo che si stiano divertendo tutti. Grande partecipazione da parte dei piloti, tutti felici e contenti per l'organizzazione. Io non so che tipo di complimenti posso farvi. No, grazie, siamo molto contenti anche noi di come sta andando, vorremmo sempre di più, vorremmo sempre più gente nuova, più piloti che si divertano, più partecipazione alle gare, che speriamo l'anno prossimo possa essere, concretizzarsi, e speriamo perché sono le ultime gare, quindi cerchiamo di portarla a casa bene, ecco. Sicuramente verranno portate a casa bene, c'è un grande lavoro per il 2019, sicuramente, ripeto, la federazione vi è molto vicina, un grazie va a Ivan Bidorini e Albano Salvi che stanno facendo un grosso lavoro, Albano per il settore diciamo tecnico e spicciolo dell'organizzazione e invece Ivan Bidorini che è il presidente del CORE di Milano, per cui grazie e continuate così. Thank you.
Motocross My Passion è arrivato sul podio al numero uno. Scherzo, amici appassionati, siamo qua al Ciglione a Malpensa, tredicesima prova del campionato regionale FMI. Un grazie all'organizzazione MX Promotion, al Motoclub Gallarate e alla Federazione Motociclistica Italiana. Vi ricordo che oggi si è corso la 19ª prova della MXGP, della MX2 e del Mondiale Femminile. Mondiale femminile che ha visto la nostra Fontanesi, ma non vi dico niente. Continuate a rimanere in linea con gli highlights della MXGP, MX2 e MX250, la 125 e il Mondiale femminile che ci ha regalato veramente una grande prestazione della nostra Chiara Fontanesi. Highlights che vanno di seguito e poi noi ci vediamo a Imola per l'ultima prova di Mondiale. Motocross My Passion c'è! First race over on the left side is where the whole shot came from. Girl in yellow, Larissa Pappenmeyer, got out clean. That power to weight ratio getting her down into that first turn ahead of everybody else. Only one rider went down to the back. She tagged the wheel. That was two or three girls in the end actually, but Janina Lehmann, one of those. But quickly from fourth to third, passing Mathilde Denise, I think that was the number eight. Chiara Fontanesi, she then quickly got onto the rear wheel of Steffi Lyer, bullet her way into second and went after the 4.23 on the Suzuki of Larissa Pappenmeyer. But all kinds of stuff going on here. That should have been avoided. Should have been waved yellows on the top of there, probably were, but maybe they weren't heeded. Anyway, this was Anderson going off the side of the track, landing in the deep stuff, bike crashing over the barrier. She was lucky not to crash into the barrier herself. But this was a battle for third at the time, because then Pappenmeyer went out of the lead. She picked herself up in ninth place. So all of a sudden we had Fontanesi leading the way. Lyer second. We lost the 85 here briefly. She fell down to fourth place, got herself back into third with that move on Verstappen. Later on in the race, Pappenmeyer was able to blast by Lena Dam, the 131 from Denmark. And then for second, with just a couple of laps to go, Van der Ven snuck down the inside of Steffi Lyer. She cut back to the inside and then coming out of the next left, the front started to get away from Van der Ven. The back end came around, she off the side and off the back. Final lap, final corner, Pappenmeyer also fell again, but she picked herself up in sixth place. But it was a win just by a second and a half for Chiara Fontanesi. Lyer second, Van der Ven, Verstappen and Kane. What happened round 19 of the FIM Motocross World Championship, the MXGP of the Netherlands at Assen. Jorge Prado gave himself plenty of room to work going into the first turn, but Covington and Kjær Olsen got wrapped up in each other's bikes. Rodriguez also went down and he has offered assistance from the Khmer Yamaha squad. Jonas was in around about 6th or 7th place, but it was Jonas's teammate Prado who led from Muse, Vassen, Oslin, Vlaanderen around the outside. There's a couple of riders tipped over in one of the slower corners. Jonas right there, but in around about 5th place. He then went after Alvin Oslin, the SM Action MC Migliori Yamaha rider, 161 to his left. Found his way past the young Swede, got himself into that 5th place. Watson spun out though,
on the opening lap and all of a sudden was down in 24th place. Side by side, Calvin Villano, number 10 for Team HRC, eventually out-muscled the 98 Honda 114 Motorsports rider Bas Farson. Those two fighting over third and fourth places. Covington had a collision with another rider on lap two and was out of the race. He will go to the line 32nd for Sunday's races. Jonas had one or two scary moments on his Red Bull KTM as he went in pursuit of Bas Farson. But on the charge was the number 29 of Henry Jacoby for STC Racing Husqvarna, found his way past Farson. Jonas also followed through. Then these two had their own little bit of a shindig going on, showing his displeasure at Jonas. So something obviously happened that we never saw, but Jonas being pushed back down to fifth by the German. Vlaanderen muscled his way past Konrad Muse into second, round about the halfway point. But it was still a good ride for the Hitachi Acer KTM rider, who came home in third. Hunter Lawrence, one of several riders to have to work his way through the field. Anthony Rodriguez fell down to 21st on the final couple of laps or so. But it was Prado, your winner for the ninth time this year, from Calvin Vlaanderen. Konrad Muse, Henry Jacoby, Paul Jonas, your top five. Bas Farson was six, Alvin Ostlund seven, and Thomas Kjær Olsen was eight, ahead of Hunter Lawrence and Ben Watson. In MXGP qualifying over on the left side, Tony Cairoli got the better of his teammate Jeffy Herlings, but as usual, he held a nice tight line going through that first turn. Ivo Monticelli took a flyer around the outside as Harry Kulas stalled at the back. But it was Herlings who led, though, coming out of the second turn. Cairoli was second. Geiser was third with a quick move on the number 25 Kawasaki of Clément Desault. Anstey and Koltunov were right in there as well. So too was the 24 Volvo Yamaha of Sean Simpson. Anstey got the better of Desault early on, and Van Horbeek, who didn't go out in the first free practice because of a sickness, he emerged in the time training session, and then he went down though from seventh on the second lap of qualifying. He eventually came home in 14th place. Anstey got a bit out of shape going through the waves as he went after Koltunov. Koltunov then turned on the gas and found his way into third with that pass on Tim Geiser. A lap later, the Slovenian losing two positions in as many laps as Anstey also went through for Rockstar Energy Husqvarna, but it was Red Bull KTM's 1, 2 and 3 at the front, led out by Herlings, Cairoli, Koltunov. Petr Petrov went flying through the air. He was out of 13. Simpson and Desault had their moments. The Volvo Yamaha and the Monster Energy Kawasaki. Eventually, the two tussled, tangled, and Ware and Simpson went down. He eventually got himself back to ninth. Final two or three laps, Tommy Searle for Bike It DRT Kawasaki, number 100, got the better of by Gauthier Poulin. Poulin came home seventh, ahead of Searle, eighth, Simpson, ninth, Julian Lieber, tenth. Tony Cairoli, a lonely ride in second behind his teammate, but the fans on their feet for this guy. For the 12th time this year, Jeffy Herlings, a qualifying race winner in MXGP. Red Bull KTM 1-2-3, as we said. Herlings, Cairoli, Koltunov, Anstey fourth for Rockstar Energy Husqvarna. It was Geiser, Desault, Poulin and Searle. Here's what happened round 19 of the FIM Motocross World Championship, the MXGP of the Netherlands at Assen in Northern Holland. Jorge Prado got off to the flying start in MX2 race one with his 24th Vauxhall shot of the season, but his teammate, Paul Jonas, went down at turn one. By the time we reached turn five, Hunter Lawrence for Honda 114 Motorsports went from second to first and started to pull a gap over Prado as Watson and Thomas Kjær Olsen fought over fourth and fifth place, but the Dane eventually went through on lap three. Around the same time, Jorge Prado got the better of Lawrence, who then fell three laps later and handed second and third to Covington and Olsen. Meanwhile, Jonas was pushing through the field. That move on Adam Sterry was for 10th. And the battle for second between the two Husqvarnas of Thomas Covington and Thomas Kjær Olsen went the way of the Dane. He found his way past his American teammate. He then came under pressure from Lawrence, who fell again, and he came home in sixth position. Jonas would eventually advance to eighth, edging out Konrad Muse, but for the 14th time this year, it was Jorge Prado who was your winner in race one. MXGP race one, Jeffrey Herlings on the verge of taking his first ever title in the MXGP class. But it was Tony Cairoli who grabbed his 19th Vauxhall shot of the season. Alessandro Lupino came through in second
Herling, though, by the time we got to lap four, was already into second place with that Passerani outside of the Italian. He then went after Cairoli. The fans were on their feet. The atmosphere was electric as everybody watched the nine-time and soon-to-be four-time world champion go at it at the head of the field. This pass here on lap three saw Herlings go into the lead. Cairoli responded immediately. Two corners later, Herlings had to dig deep. That was a decisive pass. It was a Red Bull KTM 1-2-3 with Koldenhoff in third until that moment. He threw it away, came back in fifth. Anstey was now third for Husqvarna. Tim Geiser here for Honda was fourth. Kevin Strybos made this move on Commander Sal for eighth with about three, four laps to go, but there was no denying Jeffrey Herlings his 30th race win of the year, his first MXGP world title. Scenes of pandemonium and joy. MX2 race two, Jorge Prado, a swift turn to the outside as he grabbed another foxhole shot, number 25. Covington again from the outside of the gate, made sure that he put himself in a great position. Prado led. The two Husqvarnas of Olsen and Covington were second and third, but then Vilandra was on the charge for HRC. He was in fourth, he made a move on Covington to get himself into third early on in the race around lap three. And then about a handful of laps later, he was up to second with that move on Olsen. Ben Watson came under pressure from Paul Jonas, another poor start for the Latvian and defending champion. Jonas was now up into fifth place as Olsen fell, handing a position to his teammate Covington, and that would get the American on the podium. A decisive move for Watson, saw him pass Jonas to get back into fifth as Jorge Prado recorded his 15th win of the season ahead of Vilandra, Covington, Olsen and Watson. Prado taking his 14th career victory, 11th of the season, with the two Huskies of Covington and Olsen rounding out second and third. Prado now, after celebrating between races his first title in MXGP, all eyes were once again on Herlings, but he got beat to the line, this time by his other Red Bull KTM teammate, Glenn Koldenhoff, his second foxhole shot of the season. Cairoli emerged just a few positions further back. Herlings was in second, going after the 259. It was a Dutch 1-2 here in the sand of Assen in the Netherlands. Halfway around the first lap, though, the unthinkable. Herlings lost the front, tipped over. The crowd roared their disapproval, but he was soon back up with that move on Anstey to get himself into fourth. Cairoli took three laps to find his way past Koldenhoff to take over the lead, try and do a disappearing act, because he knew that his teammate Herlings was fast on the charge. Found his way into second with that move on Koldenhoff, then went after Cairoli. Anstey emerged into fourth with that move on Geiser. Herlings tried to go around the outside of Cairoli for the lead. The Italian kept him back there. And then a bad decision from the 222. The wrong side of the back marker. Herlings was through at the halfway point of the race. All eyes were on this battle for third in the race. It was a 1-2-3 for KTM, with Koldenhoff there in that third place. DeSalle came home in seventh, but Jeffrey Herlings making it 31 race wins for the season. Win number 83, 16 Grand Prix victories in 2018. Cairoli second overall, Max Anstey third, on the podium for the third time this year. Of course, Jeffrey Herlings world champion, Tony Cairoli second, Blamondes Sal and Tim Geiser still battling over third. That gap down from 28 points to 20 as we head to Imola, the final round in 2 weeks' time. But today was all about this guy, Jeffrey Herlings, winning the world title at home in front of his home fans. It does not get any better than that. Jeffrey Herlings, your new world champion in MXGP. You know, between motors, you know, it's hard to concentrate. You know, everybody's seen the chaos here. But it's awesome, man. I loved it. And the day's been awesome so far. It's a God blessing. But like I said, it was hard to focus on second motor riding. Was a bit less. But still, you know, I came from after the first lap crash from about 10th back to the lead. And I think I won around 7-8 seconds. So it was good. You know, 1-1 and win the championship in my own country. Can't say enough. Thank you, Red Bull KTM, man. Love you guys.
Grazie appassionati, ben ritrovati in Motocross My Passion con questa 12esimo round della Ghida. Sono qua con un'icona del mondo delle enduro, la tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MX2. 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 2-2-2 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Anstey came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è